Bella raga, rieccoci con Kaistar Rail. È da un po' che non parliamo di Blade, ma siccome ultimamente ho visto un po' di volti nuovi che si chiedono: devo pullare Blade? Non devo pullare Blade? È ancora forte? È ancora buono? È ancora valido? E come si builda? Cosa devo fare? Eccetera, eccetera, eccetera. Facciamo un recap di tutto, ok? Quindi, come prevedo che andrà Blade? Com'è in paragone a quello che c'è già per quanto riguarda il vento? E rivediamo un attimo la build, la rotazione, le cose importanti. Riguardiamo un po' tutto quanto, così che facciamo un aggiornamento per chi ce l'ha già o per chi comunque aveva a grosso modo già le idee un po' chiare su Blade, ma soprattutto anche per chi è nuovo e vuole avere qualche informazione sul personaggio, ok? Quindi andiamo. Allora, questo Blade è ancora valido. Vediamo un attimo i DPS evento che ci sono, la direzione che sta prendendo il gioco, poi le sinergie di Blade, perché poi c'è un piccolo cambiamento, e un po' il build recap e le opzioni che ha Blade, ok? Quindi vediamo un po' tutto, facciamo una panoramica generale e magari intanto che andiamo vi aggiungo qualche nota extra io se lo ritengo opportuno. Allora, vediamo i nostri DPS evento. Abbiamo Daneng, al momento Daneng è il DPS evento con il potenziale più alto di danno single target del gioco, no? Questo perché ha il talento che gli dà un elemental respawn altissima e se non sapete cos'è, vi consiglio di andare a guardare il video sull'Elemental Respawn perché è una stat molto importante, ce l'hanno in pochi o in molti con Romai. E quindi sì. E poi chiaramente ha la sua ultimate che ha un moltiplicatore che raggiunge il 520% di danno potenziale, che okay? Quando attacca nemici rallentati, eccetera, eccetera, senza contare poi e aggiunto l'Elemental Respawn che ha sul talento, insomma, no? Quindi il livello di single target da Daneng è molto 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 forte. Altro DPS evento che c'è è Sampo. Sampo ha un potenziale incredibile di break grazie ai rimbalzi della skill, insomma, o comunque grazie al fatto che la ultimate AoE, quindi per quanto riguarda il break effect, Sampo è un po' il re, diciamo, dell'elemento vento, almeno per ora, insomma. E però porta anche un aumento di danni di DOT, quindi anche per i DOT team rimane un po' veramente fantastico da giocare, ok? Quindi tutto sommato un buon personaggio, non è esattamente un hyper carry come Daneng, però va giocato in compagnia di Kafka e adesso ne parliamo, infatti. C'è anche un'altra cosa da dire, sta per arrivare Black Swan, che è un nuovo elemento vento, Nihility. Sappiamo di sicuro che avrà a che fare con i DOT, perché il Pure Fiction, la nuova modalità, chiamiamola endgame come volete voi, che deve uscire, e quando esce Black Swan, quindi dal 5 febbraio, insomma, si basa sui DOT, quindi sarà sicuramente basata sui DOT perché la modalità che esce si basa sui DOT e sappiamo che e i vari Memory of Chaos e Pure Fiction quando escono danno sempre vantaggi al personaggio limited in rate up che c'è in questione, ok? Quindi probabilmente sarà basata sui DOT e sarà elemento vento anche lei, quindi non va veramente a fare competizione con Blade necessariamente, ma magari più con Sampo, anche se vedremo, magari andranno molto bene giocati insieme sia lei che Sampo, ok? Non escluderei la cosa, quindi questo è abbastanza interessante, però mi veniva da dire sta per arrivare un PG vento. Tra i PG che sappiamo che hanno annunciato, l'unico PG vento è Black Swan. Quindi mi sembrava giusto fare una nota su Black Swan e sul discorso Pure Fiction Memory of Chaos. Che parlando appunto di Pure Fiction Memory of Chaos, ok, quando si tratta di elemento vento abbiamo due opzioni. Quindi abbiamo Sampo e poi arriverà Black Swan, probabilmente legati ai DOT, e poi abbiamo la versione per carry dove abbiamo Blade che è AoE e poi abbiamo Daneng che è single target, ok? Quindi queste sono le scelte che abbiamo. Adesso, per la decisione tra Blade e Daneng, beh, sappiamo che il Pure Fiction e i nuovi boss del Memory sono sempre AoE. Il Pure Fiction è totalmente ad area. E i nuovi boss del Memory sono sempre almeno due elite, oppure un elite e un boss, oppure un boss che spawna 700 mob. Insomma, non è mai single target, purtroppo. E in questo periodo di Star Rail, secondo me, potrebbero cambiare le cose. Non c'è veramente una specie di encounter totalmente single target dove Daneng potrebbe brillare più di Blade. Quindi al momento la scelta migliore tra i due è sempre Blade, ok? Però magari cambierà in futuro, non lo so, io mi auguro che come il Pure Fiction uscirà qualcosina che valorizzi puramente il single target, perché è vero, va bene gli Erudition, va bene i Destruction, però vorrei qualcosa che dà valore agli Hunt anche, ok? In futuro però lo vedremo, questo è un altro discorso, insomma. In ogni caso, tra la scelta tra Blade e Daneng per quanto riguarda la versione Hyper Carry andrebbe un po' sempre su Blade, visto l'AoE e visto anche le potenziali che ha il personaggio, insomma, che poi andiamo chiaramente a vedere.
Dall'altra parte, invece, se dobbiamo scegliere se pullare Blade, a me il discorso è molto semplice. Questo è il grafico da considerare. Hai o prenderai Kafka? Sì, allora gioca Sampo Black Swan per il vento e hai risolto il problema. Non hai e non vuoi prendere Kafka? No, allora vai per Blade, ok? Quindi, se dovete decidere se pullare Blade o meno, questo è il grafico che io vi consiglio di seguire. È molto semplice e... niente, cioè letteralmente, raga, molto semplicemente, se avete Kafka andate per i dot, avete il DPS vento e avete le opzioni vento quando il nemico ne vuole al vento. Se non ce l'avete, Blade è sicuramente la scelta migliore, ma oddio, va bene anche se ce l'avete, in realtà potete prenderli entrambi, però ovviamente per la maggior parte dei player che sono free to play è meglio avere le opzioni chiare davanti, perché devi scegliere, ok? Anche perché Oyo, come sempre, non ci dà una gioia, nel senso che quando Blade e Kafka sono state rilasciate la prima volta erano insieme nella stessa patch, e ovviamente le rerun cosa fanno? Le mettono nella stessa patch. Potevano tranquillamente mettere un Luosha più Kafka o Jingyuan da recuperare e dividere Blade e Kafka sto giro, invece no, facciamo Blade e Kafka insieme un'altra volta, vabbè. Pazienzina, ok? Però c'è una cosa molto buona di mettere Blade invece in questa in questa fase 1 di questa patch, ok? E lo andiamo a vedere tra pochissimo, ma prima parliamo di Blade, ok? Quindi, se hai scelto di prendere Blade o hai già preso Blade, e cerchiamo di fare un recap del kit, del perché Blade è uno dei migliori DPS barra sub DPS del gioco al momento, e cerchiamo di capire esattamente come funzionano le skill e di qual è il problema di Blade. Perché Blade fino a questa patch aveva un piccolo problema, che non era necessariamente un problema, però a volte lo era. E facciamo prima un recap di tutto quello che fa. Allora, la sua skill consuma il 30% dei suoi HP massimi. Occhio che i colori non sono a caso, ok? Quindi se volete un attimo seguire anche a livello di grafico, i colori non li ho messi a caso. Consuma il 30% dei suoi HP massimi, aumenta il suo danno percentuale e potenzia i suoi prossimi attacchi base per 3 turni. Attenzione che per 3 turni non significa 3 attacchi base, ma significa 4, ok? Perché la skill e il primo attacco base che fa sono nello stesso turno, d'accordo? Ora, e gli attacchi base invece potenziati chiaramente fanno danno ad un target principalmente, poi ai target adiacenti, quindi è un blast a 3 target, consuma il 10% dei suoi HP massimi e scalano con il 40% dei suoi HP massimi e 16% dell'attacco percentuale, quindi capite bene dov'è lo scaling, in che direzione va Blade. Poi abbiamo il talento: quando Blade perde HP guadagna una stack, massimo 5, a 5 stack fa un follow up attack AOE, ok? Quindi c'è anche quello, che scala con il 110% dei suoi HP massimi e 44% del suo attacco. Anche qui vedete la differenza di scaling tra HP e attacco, ok? E lo cura del 25% dei suoi HP massimi, quindi ha un modo di curarsi effettivamente, ok? Quindi abbiamo modi di toglierci HP con skill attacco base, e poi abbiamo un modo di curarci col talento, e poi c'è l'ultimate che può fare entrambe le cose, ok? Perché l'ultimate porta i suoi HP al 50%, quindi se voi siete al 100% di HP ve li dimezza, se siete a 1% di HP vi porta a metà vita, quindi può fare entrambe le cose. Fa danno a 3 target, esattamente come l'attacco base, fa più danno al target centrale e un po' meno ai target adiacenti. Scala con il 100% dei suoi HP massimi, il 100% degli HP che ha perso, però il massimo HP che ha perso considerato è il 90%, quindi diciamo 90 per comodità, e il 40% del suo attacco. Quindi, come vedete, lo scaling in attacco c'è, ma è veramente minimo e quasi inesistente, però ha uno grosso scaling in HP, che sembra basso, però attenzione che parliamo di HP, ok? Perché magari su un altro DPS voi vedete, ok, 250, 300, 500% dell'attacco, sì, però quali sono i valori di attacco che vedete di solito? 3000, 2500, 3000, 3500, magari 4000 è il caso di Kafka forse, però ci stiamo capendo, no? E però quando parliamo di HP, perché leggiamo 100% e non 200%? Perché gli HP possono viaggiare tranquillamente su valori come 6.500, 7.000, 8.000, 9.000 in alcuni casi, no? Quindi è totalmente diversa la scala in questione, ok? Quindi quando si scala in HP, sempre attenzione. Detto questo, abbiamo visto quindi che del kit di Blade, la maggior parte dei suoi danni scala appunto in HP, come dicevamo, fa danno ad area. Può curarsi del 25% dei suoi HP massimi con il talento, o può portare i suoi HP a 50 con l'ultimate, quindi ha modi di curarsi.
Il danno massimo della sua ultimate lo raggiunge quando perdiamo il 90% dei nostri HP. Abbiamo visto prima che lui scala con i suoi HP massimi sul danno della ultimate, ma anche con il 90% degli HP che ha perso. Quindi deve perdere il 90% di HP. Attenzione, non deve essere al 10% di vita. Deve aver perso nel corso dell'encounter, prima di fare l'ultimate, il 90% di HP massimi che ha. Però ovviamente se io perdo HP, lo curo e perdo HP di nuovo, conta chiaramente, ok? Questo è importantissimo. E, quindi ragioniamo un attimo sulla rotation di Blade, ok? Quindi per chi è nuovo e ancora non ha provato, non sa esattamente come deve giocare Blade, o comunque la rotazione di Blade in battaglia, è letteralmente la più semplice del gioco, ok? Con Blade non vogliamo praticamente mai fare l'ultimate prima di aver perso abbastanza HP, perché altrimenti perdiamo danni, ok? Quindi andiamo a vedere un attimo la rotazione di Blade e dobbiamo tenere in considerazione tre cose. Abbiamo le stack del talento per il follow-up, attacco e la cura, l'energy rigenerata per arrivare alla ultimate, abbiamo bisogno di 130 di energy, e poi quanti HP perdiamo per massimizzare i danni della ultimate, ok? Queste sono le tre cose che dobbiamo guardare quando parliamo di rotazione di Blade. Beh, abbiamo la skill che per 3 turni, ma vi ho detto che 3 turni sono 4 attacchi base, e ci aumenta, ci potenzia l'attacco base. L'attacco base da 20 rigenera 30 di energy, ok? Quindi facciamo la prima skill, perdiamo 30% di HP, guadagniamo una stack, ok? Molto semplicemente. Dopo facciamo l'attacco base, subito dopo guadagniamo un'altra stack e perdiamo 10% di HP, quindi ne abbiamo persi 40 in totale e generiamo 30 di energy. Un altro attacco base, 3 stack, siamo a 60 di energy, 50% di HP persi. Avanti così, avanti così. Quando arriviamo al quarto attacco base che facciamo, siamo a 5 stack. A 5 stack proc al talento, abbiamo 120 di energy, ma il talento ci rigenera 10 perché è un follow up attack, quindi arriviamo a 130, che è esattamente quello che serve per la ultimate. E poi abbiamo perso 70% di HP. Ora, come abbiamo detto prima, l'ultimate per massimizzare i suoi danni non va bene a 70% di HP, vuole arrivare a 90. C'è da dire però che l'ultimate effettivamente, se noi ci siamo curati nel mezzo di questo percorso, può toglierci HP. Cioè, se noi magari abbiamo una cura qui, no? Se noi ci curiamo prima di fare la ultimate o comunque durante il percorso, e la ultimate invece che portarci a metà vita da una vita bassa ci porta a metà vita dal 100% HP, quando la ultimate ci dimezza gli HP conta come HP persi, e quindi conta quella percentuale di HP che ci manca per arrivare a 90, ok? Quindi solitamente vogliamo sempre associare Blade a un healer, quello che volete voi, insomma. Io ho messo due esempi a caso, ma è semplicemente per dire che se avete delle cure e fate la ultimate quando Blade ha più della metà vita, probabilmente riuscite a massimizzare i danni della ultimate, perché appunto poi in base a quanti HP abbiamo perso, no? Ed è tremendamente importante, insomma, massimizzare i danni della sua ultimate. Comunque, perché tutto sto macello sulla rotazione, HP persi, eccetera, eccetera? Beh, abbiamo visto che Blade scala in HP percentuale, è perfetto, e la sua rotazione è perfetta, quindi skill, 4 attacchi base, tecnica, ultimate, ok? Cioè, è proprio perfetta così, dobbiamo solamente avere degli healer in mezzo per curarlo, ma è normale, non è niente di strano. Quindi non vuole veramente energy regen esterna, non è che ci interessa ultare prima con Blade, non ci interessa ultare prima con Blade perché perdiamo danni se ultiamo prima con Blade, e non ha bisogno di buff all'attacco perché scala praticamente in HP. Lo scaling in attacco che ha Blade è veramente inesistente o non raggiungibile. Al momento l'unico support che abbiamo in game a livello di Harmony che ci aiuta con Blade è Bronya, perché ci dà crit damage, ci dà danno percentuale e ci fa fare advance forward, ok? Quindi era il problema di Blade fino ad ora è che l'abbiamo sempre dovuto associare a Bronya, ok? Anche perché prendendo la formula del danno in generale con Blade, visto che lui scala in HP e non in attacco, tutti gli Harmony come Yukong, Tingyun, Asta e Anya, che buffano attacco principalmente, oppure buffano anche speed, chiaro, però tipo Tingyun buffa energy, non ci interessa per l'energy Tingyun su Blade, ok? E Anya buffa speed e attacco, ma l'attacco non ci interessa, Asta buffa attacco e ma l'attacco non ci interessa, Yukong buffa attacco principalmente, poi anche crit, però
maggior parte del tempo Yu Kang buffa l'attacco e non ci interessa, sono tutti dei buff che su Blade non è che ci fa schifo il buff all'attacco, però rispetto agli HP non è niente, perché lo scaling è così basso che è quasi inesistente, e quindi eravamo costretti a giocare praticamente sempre Bronya, Silver Wolf e Pela, perché toccavano gli aspetti del suo danno che faceva più importanti, quindi il calo difesa e le resistenze con Silver Wolf, il crit damage con Bronya, eccetera eccetera eccetera. Cosa è cambiato con questa patch? È arrivata Ruan Mei. Ruan Mei ha cambiato, o comunque ha il potenziale di cambiare, due grossi aspetti di Blade, perché Ruan Mei tocca il moltiplicatore delle resistenze dei nemici, il moltiplicatore del danno e lo status broken dei nemici nella nostra formula del danno di Blade. Per chi è curioso di come funziona la formula del danno in generale di Star Rail, andate a guardare un po' di miei video che ho fatto di recente, più un video su Shuei dove vi parlo della differenza tra danno, attacco, eccetera, eccetera, così avete magari le idee un po' più chiare. Trovate tutto nel mio canale se siete interessati a approfondire tutte le fonti di danno che avete nel gioco, insomma, chiamiamole così. E comunque, con Ruan Mei, Blade adesso non è più obbligato a stare vicino a Bronya o a stare vicino a Pela, ma può scegliere. Può andare sub DPS, può stare con una Su Shang, con Topaz per i follow-up attack, con Jing Liu per un double DPS, può scegliere se stare con debuffer, buffer. Diciamo che Ruan Mei apre tante tante strade a Blade rispetto a prima, ok? Quindi aiuta veramente tanto, quindi per chi ha iniziato a giocare e si prende la combo Ruan Mei più Blade, sicuramente si troverà molto bene, a mio parere, ok? Perché prende due personaggi che sono molto, come si può dire, possono essere giocati in più contesti adesso, ok? Soprattutto Ruan Mei, chiaramente, però anche Blade adesso non solo hai un hyper carry vento molto forte, hai anche, volendo, un sub DPS vento che puoi infilare un po' in qualsiasi team se vuoi, a patto che i nemici abbiano debolezza vento, se no non ha senso, ok? Però sicuramente abbiamo più sinergie con Blade, e non è tutto in realtà, ok? Perché c'è anche un altro discorso da fare, ok? E sappiamo che Blade ha i set più facili da formare in gioco. Il problema di Blade che aveva prima è che quando lo giocavamo con Bronya, quasi obbligatoriamente, avevamo due opzioni: o mettevamo scarpe HP senza speed, quindi Bronya veloce e lui lento, oppure mettevamo scarpe speed e dovevamo superare Bronya, quindi dovevamo buildare più di 14 di speed di substat. Un casino, un macello. Con Ruan Mei, però, che ci dà il 10% di speed fissa su tutti i nostri alleati, adesso Blade, buildando le scarpe speed più Ruan Mei, arriva a 131,7. Quindi, a differenza di Bronya, dove se buildavamo speed dovevamo farlo più veloce di Bronya, quindi buildare 14-12 di speed di substat, robe strane, robe pesanti, perché poi perdevamo HP, perdevamo crit e, nella build, insomma, tutta roba brutta. Con Ruan Mei ci basta buildare letteralmente 3 di speed, che sono 2 roll in speed, ok? Che è, cioè, probabilmente ce li abbiamo per sbaglio, va bene? Quindi Ruan Mei in realtà cambia anche come Blade può buildare a livello di speed, chiaramente, no? E questo è una differenza assurda, secondo me. Quindi adesso avete più opzioni in base a se usate Bronya, se usate Ruan Mei. Ovviamente se non usate né Bronya né Ruan Mei, raga, io vi consiglio di andare scarpe speed, e chi si è visto, ok? Io mi auguro che se avete Blade prendete o Bronya o Ruan Mei, abbiate o Bronya o Ruan Mei, vabbè, Bronya prima o poi ci arrivate col selettore a 300, Ruan Mei ce l'avete lì, fatevi un favore, pigliatevi sta Ruan Mei, ok? In caso è veramente forte, soprattutto con lui. Comunque, facciamo quindi un build recap di Blade, partiamo dal body. Body consiglio crit damage o HP percentuale, questo chiaramente è un revamp della build, sia per chi ce l'ha già, sia per chi ha iniziato da poco e vuole sapere un attimo come deve incastrare le stat su Blade. Perché mettiamo un body crit damage o HP? Perché Blade prende 12% di crit rate dalle Trace, una volta che ce l'avete all'80, tutto maxato, 16 dal set che gli farmate, che dà HP e crit rate, quindi ha praticamente 28, più i 5% di base che hanno tutti i personaggi. Blade parte da 33% di crit rate, quindi è normale che andiamo a mirare un body crit damage, ma se siete all'inizio del gioco, anche un body HP percentuale va benissimo, ok? O crit rate, insomma, non vi se siete all'inizio non stressatevi troppo su il crit damage, ma potete andare anche di body HP o crit, a patto che abbiano delle substat un po' decenti, ok? Però per chi è ormai over 60, 65, 70 e
sta buildando Blade, body crit damage e non se ne esce fuori. E per quanto riguarda invece le scarpe, abbiamo appena parlato, quindi scarpe speed o HP in base a se giocate con Ruamei o con Brony e come volete giocarlo. Se giocate con Ruamei ti basta cercare due rolling speed, quindi 4 praticamente o 3 insomma, e con Brony hai due opzioni: o fai scarpe HP con Brony veloce, per Brony veloce si intende Brony con 154, 161 di speed, molto veloce, comunque vabbè, speed alta, e altrimenti possiamo fare una versione di Brony lenta dove c'è Brony a 134 di speed e Blade più veloce di Brony, ok? Però non mi ha mai fatto impazzire la cosa, perché appunto buildare tanta speed in substata Blade gli fa perdere un sacco di stat, a me non piace. Mi piace su altri carry che hanno già una speed di base un po' più decente, ma su Blade non mi fa impazzire, insomma, ok? Quindi queste sono un po' le opzioni che avete per quanto riguarda le scarpe. Per i planar, raga, Salsotto, Rutilant, la differenza è minima, ok? Non vi cioè, quello che trovate. Davvero, la differenza è veramente minima e chiaramente Salsotto non vi costringe ad arrivare a 70 di crit, a 70 di crit rate, ma vi basta 50 e siete più vicini, quindi per molti magari chi all'inizio è più facile buildare con Salsotto che con Rutilant, ma in realtà con Blade che prende crit rate senza contare poi la Light, con chiaramente se la prendete e anche Rutilant è abbastanza fattibile. Sul Planar HP percentuale e Wind Damage non hanno tantissima differenza tra di loro, soprattutto se giochiamo appunto con Brony e Ruamei che ci buffano il danno percentuale, quindi andate tranquilli, se trovate un planar HP percentuale tenetelo che va benissimo così, come va benissimo il Wind Damage. La Rope invece ha HP percentuale come main stat, attenzione, e non se ne può, ok? Ora, sono abbastanza sicuro di non aver messo substat in giro, perché come abbiamo visto vogliamo crit rate, crit damage, speed se ci serve e HP percentuale, queste sono le stat di Blade, ok? Attacco percentuale è veramente quasi indifferente su Blade, non si sente, lo scaling è così basso che non ha senso e probabilmente fa più danno Lynx se gli buildiamo no, vabbè, è un pessimo esempio, comunque vabbè, lasciamo stare il discorso. Quindi per il planar andiamo di un Bersal sotto o Rutilant con planar HP o Wind e Rope HP percentuale. Si sta cucinando un break effect Blade con Ruamei, ma per ora fate finta di non aver sentito niente o letto niente, insomma, ok? Comunque lasciamo stare. E poi abbiamo chiaramente la scelta di Lightcon, che purtroppo per Blade ne abbiamo solo tre, ma le due di queste sono fantastiche su di lui. La prima è Secret Vow, che ci aumenta i danni in base a quanti HP ci mancano, che con lui ha molto senso, insomma. Non giocato con Luosha, perché poi Luosha ci cura in automatico, quindi non funziona molto bene. E poi abbiamo la sua Signature, che è fortissima. Consiglio, se usate sia Clara che Blade, pigliate quella Lightcon, ok? È troppo forte, è forte su di lui, è forte su Clara, la potete usare anche su Shuei intanto, la potete usare su più PG Destruction senza problemi, vi dà crit rate, vi dà HP, vi aumenta i danni, è fantastico, ok? Secret Vow è un'ottima light con 4 stelle da giocare su Blade e su altri comunque Destruction senza problemi, e poi avete quella del Simulated Universe nel caso non abbiate le altre due, che può essere, succede. Quella del Simulated Universe in generale, anche quella è una light con generica per i Destruction molto buona, si usa su tanti PG, quindi se siete in dubbio se prenderlo o meno al Simulated Universe da Alerta Shop, per farci capire, prendetela perché è veramente un'ottima Lightcon, ok? E questo era il mio recapino su Blade, quindi volevo un attimo introdurre l'arrivo di Ruamei, rivedere la rotazione, la speed, queste cose qui, no? E c'ho voglia di parlarvi un po' di Blade perché l'abbiamo lasciato un po' indietro, ma in realtà lui non è mai rimasto indietro, tra virgolette, ok? Rimane un ottimo carry, quindi alla domanda è ancora valido Blade, la risposta è assolutamente sì, è un ottimo DPS e nulla, quindi spero, se avete domande, di aver risposto a domande. Se invece non avevate domande, ve lo siete guardati lo stesso, io vi ringrazio di cuore, come sempre, siete gentilissimi davvero. Non so, ragazzi, sti giorni mi state... mi state rendendo non orgoglioso, come si dice? Vabbè, non lo so, raga, prima che dico robe strane. E va bene, noi ci becchiamo al prossimo video, alla prossima live. Grazie di cuore a tutti, fate i bravi, una buona giornata e bella.